Buonasera ragazzi, buonasera. Volevo fare questo video perché volevo commentare una partita di Champions ogni tanto. Ma adesso vabbè, sono fissato con PSG e Chelsea. Partita di ritorno, e ho voluto vederla perché comunque è un spettacolo assicurato, quello c'è poco da dire. È stata una bella partita, molto equilibrata. Il Chelsea poteva, aveva possibilità anche di andare supplementari. Il PSG era iniziato proprio che sembrava che dovesse comunque dominare, comunque 1-0. Poi ha un po' mollato, il Chelsea ha cominciato a girare e ha fatto quasi subito uno pari. Bel gol tra l'altro, Diego Costa, bel gol. E poi da lì occasione su occasioni, mamma mia, che sono dei giocatori che impressionanti. Willian, ma come corre, mamma mia. Anche Lucas mi piace tanto del PSG. Solamente i giocatori, vabbè, poi Ibra. Però una cosa che vorrei appunto annotare. Che sti cazzo di telecronisti, no? A volte mi sembra che al di là che boh, quei commentatori tecnici io li odio proprio, che stai a dire le cose che commenta sulle cose che sono successe, quello ma perché quello ha tirato, pensava che quello è andato lì, Ibra in quel caso è stato pigro, non voleva muoversi, però poi adesso poi fa un gol di merda, che poi effettivamente Ibra un bravo giocatore, perché però ieri sera non è che abbia fatto chissà, poi sì, vabbè, a fin fine ha contribuito per i due gol, quello non lo escludo. Però a fine partita, ecco, la cosa mi fa incazzare. Che a fine partita, no? Sembra che PSG ha fatto chissà che cosa. PSG è grande, 2-1 lì, adesso ha fatto grande PSG, il Chelsea è stato. Però il Chelsea non è che ha fatto chissà. Non è che ha fatto per così poco, Cioè. Quando ha fatto l'uno pari, il Chelsea più volte, cioè, almeno mezz'ora di partita, 40 minuti massimo, tra il primo e il secondo tempo, ha dominato, perché ha fatto dei miracoli il portiere Trapp. Fai cazzo che ti ricominci, guardano prima il risultato, ma anche i giornalisti così, no? Guardano prima il risultato e poi guardano, ma cazzo, ma cioè, il Chelsea, secondo me, un po' i supplementari poteva anche un po' meritarli, E già lì forse le cose sarebbero cambiate. Poi ovviamente, cioè, poi dopo succede, poi uno è andato in avanti, poi comunque c'è stanchezza e tutto, Hazard ha chiesto il cambio, anche l'altro, non mi ricordo chi, del Chelsea. Però a me fa incazzare che poi comunque vai episodi, soprattutto la Champions, che comunque sono tutte squadre forti alla fine. È tutto a episodi, nel senso le coppe vanno vinte così. La Champions così si vincono. Comunque PSG Chelsea è spettacolo assicurato, quello spettacolo assicurato. Io mi sono divertito in questa sia andata che ritorno. Proprio, cioè, sia da una parte attacca, sia da una parte, sia dall'altra. Poi, ovviamente, poi comunque, ecco, una cosa che ho anche notato è che il PSG è molto più compatta come squadra rispetto al Chelsea. Penso che il Chelsea per questa stagione qua, proprio, il campionato è messa malissimo in campionato, sta un po' arrancando adesso, con tutti i giocatori forti che c'ha, però il Chelsea si vede che è un po', a volte, forse va troppo sull'individuale, ecco. Tipo Willian fa il suo, Hazard fa il suo, Diego Costa fa il suo. Ogni tanto comunque mi è piaciuto il gol appunto del Chelsea, che è stato comunque una bella azione. No, bella azione da gol, Però ogni tanto non si vede tutta questa compattezza di squadra. Il PSG è una grande squadra, per carità, però comunque di per sé è comunque favorito a vincere la Champions, quello ormai dagli ultimi 3-4 anni, vedi, tra l'altro un'altra cosa, cosa significa avere i soldi.
Il PSG non c'aveva nessuno, cioè fino a 3-4 anni fa, 5, non era nessuno. È andato lì, infatti Ibra l'ha detto. Poi poteva anche evitarselo, ma quello vabbè, lasciamo perdere Ibra, mai quello che dice, mai lui è Dio. Che effettivamente è vero, in parte è vero quello che ha detto, che comunque se non c'erano gli arabi lì, che cazzo, cioè tutti questi giocatori, ho speso milioni su milioni, 40 milioni Pastore, 40, 50, qualche cazzo hanno speso su Cavani, lì basta avere i dindini. Poi vabbè, poi una cosa, un'altra parentesi ancora che vorrei aprire sul fair play finanziario, non so come cazzo funziona, perché adesso l'Inter c'ha debiti, Roma debiti, 400 milioni di debiti, gli altri non c'hanno debiti, questo non... più che altro posso fare il cazzo che vogliono, fair play finanziario. E poi spendono milioni su milioni. Vabbè, queste sono cose che. Vabbè, quella è un'altra cosa. Che comunque. Il calcio ormai è una macchina da soldi. Quindi. Cioè, quelle, tutte le prime squadre, le prime 8 europee. Sono pieni di soldi. Cioè. C'è poco da dire. Cioè, non. C'è poco da dire. Comunque. Bella partita, penso che c'è, mi sono divertito anche stavolta. E staremo a vedere un po' i quarti, che partite ci aspetteranno. Staremo a vedere. Bene, ragazzi, io vi saluto, appuntamento alla prossima. Inter Bologna non riuscirò a vederla, però in qualche modo troverò di vedere qualche highlights, qualcosa. Arrivederci e buon proseguimento. Alla prossima!